Salve a tutti ragazzi, io sono Piero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Terraria 1.2. In realtà questo non è l'1.2 perché ho visto ragazzi che da poco è uscito un aggiornamento, ovvero il 1.2.2 ragazzi, che sarebbe il Christmas Update, quello che hanno fatto a Natale aggiungendo nuove cose. Ecco, io non ho giocato al Christmas Update perché in quei periodi non ho fatto Terraria, perché io, lo sapete come sono abbastanza duro su Terraria. Ovvero voglio fare gli episodi, poi alla fine mi scordo oppure non li faccio per qualsiasi motivo e quindi poi alla fine mi ritrovo sempre male. No. Che cazzo è questo? Ah, no, niente. Ho visto che hanno aggiunto l'iconcina del campfire. Adesso quando andiamo vicino a un campfire si vede proprio l'iconcina. Altrimenti prima, se mi ricordo bene, non si vedeva l'iconcina. Se non equipaggiamo la lancia perché sicuramente non serve un cazzo. E comunque vi volevo dire, insomma, che gli episodi di Terraria, appunto, come ho detto prima, insomma, usciranno di meno. Se ce la faccio una alla settimana addirittura. Mi dispiace, però purtroppo è così. Da tipo quanto? Un casino di tempo che non lo registro. Tra l'altro la serie di Terraria con il mio amico Ing 215 215, chiamatelo come vi pare, purtroppo si stopperà perché lui non ha più tempo, non ha più voglia. E quindi ragazzi, ci sono molti problemi e quindi naturalmente si stopperà la serie. Se qualcuno volesse andare al posto suo a Terraria, magari me lo scrive nei commenti. Almeno, che ne so, gli faccio anche un pochino di pubblicità in questa maniera, un modo per collaborare insieme tra youtuber, anche uno youtuber qualsiasi, anche uno dei miei amici che mi stanno magari seguendo in questo video. Se vuoi partecipare alla serie di Terraria in coop, però è 1.1, quindi non ha l'update 1.2, non so se li va bene ancora, se magari qualcuno si vuole sostituire. È 1.1 ragazzi, c'è anche il motivo naturalmente, perché l'avevamo iniziata quando ancora era in 1.1 Terraria, e si tratta di pochi mesi fa, comunque di quanti, 4 mesi fa, e quindi ragazzi, purtroppo è così. E se qualcuno volesse sostituire, me lo faccia sapere, messaggio privato, commenti. Ora ho visto che un pochino di più mi state commentando e quindi spero, insomma, che qualcuno me lo dica, se no io chiudo la serie, insomma facciamo un vlog io e il mio amico, io e Ing215, dicendo che insomma la stoppiamo e quindi non c'è nessun problema, comunque. Perfetto, allora continuiamo la nostra avventura, ho parlato già troppo, riducendomi ad ammazzare gli uccelli, non so nemmeno perché. Nello scorso video di Rayman c'era Fiamma Zorbet, questo nuovo mio amico immaginario, possiamo dire. Nei video di Terraria e soprattutto in questo, può darsi che in quegli altri ci sarà, ma in questo davvero no, perché ci vuole un sacco di tempo a montare un video con lui, e quindi purtroppo. Bene, continuiamo. Vediamo un po' ragazzi, che io ero andato nella giungla, vi ricordate, a prendere quelle cose che mi servivano a craftare la spada, la grass blade. Sì, la grass blade, sì. E erano queste jungle spores e queste stinger. Le stinger naturalmente ce l'avevo già, uccidendo quelle migliaia di api che avevano assalito. Poi credo che sì, avevo fatto anche un video, un piccolo video, che naturalmente vi ho lasciato all'inizio di questo video qui. Quindi mi avete già visto, insomma, prendere queste jungle spores. Vedete ragazzi, queste qui dovevo prendere per riuscire a craftarmi la spada. Quindi sì, la spada, vediamo un po', perché con le jungle spores, sempre con gli stinger, si potevano fare due cose. Allora, vediamo un po', apriamo. Si potevano fare, vedete quante cose. A wall jungle het, ma tanto non ce ne frega un cazzo. Vedete che questo 3 het, ma comunque non ce ne frega. Magari si trova anche altri jungle spots, possiamo farlo, però in questo modo, insomma, noi le dobbiamo usare per fare o la blade of grass o il torn chakram. Vedete ragazzi, bellissimo. 6 di jungle spores e 5 di stinger. Blade of grass invece è un pochino più costosa, possiamo dire, di materiali, no? Io la volevo fare la blade of grass, dato che la blood butcher mi è venuta una cagata di spada, guardate, con il massimo dei massimi di downgrade, possiamo dire, insomma, ho detto una cazzata, non vi preoccupate. Quindi meno 12 speed, meno 10 size, meno 10 knockback. Ecco, è proprio una cagata, perché vi ripeto che quando fate le spade o qualsiasi altre cose possono venire dei bonus, ma anche dei malus. In questo caso tutti i malus, in questo per esempio bonus, ecco, è più probabile che ti vengano dei bonus, però a volte magari ti vengono dei malus e te le devi tenere, purtroppo. Quindi io farei subito la Blade of Grass. Nel prossimo episodio comunque troverete anche di sicuro gli altri Torn Chakram, dato che gli stinger sono facili da prendere. Gli sports un po' di più, insomma, sono un pochino più difficili, però io farei appunto la Blade of Grass. Grazie, spero che mi è venuta con qualche power up.
Mi è venuta normale, perfetto. Ho voluto farla anche perché vedete quanto è grande, tra l'altro. A me mi garba perché è grandissima. Facciamo un po' un... Non so perché mi sono attaccato lì. Facciamo un attimo un confronto, ecco. Tra questa... Vedete che non faceva niente, tra l'altro, poi alla fine. Vediamo un po'. Faceva average knockback, eh. Guardate questa. C'è scritto anche as a chance to poison enemies. Vedete, very weak knockback... average speed, quindi allo spintone, insomma, respinge nemici, non respinge nemici, praticamente la respinta dei nemici è molto bassa. Una velocità, insomma, media, vedete ragazzi? Però quanto è grande, quanto è più grande, insomma, di quell'altra, vedete? Cioè un coniglio lo posso ammazzare già da così. È una cosa pazzesca, infatti per questo l'ho voluta fare. E ho letto, insomma, che... cioè, no, non ho letto. Avevo intenzione anche di fare un'altra cosa in questo video. Vi ricordate quando siamo andati nella corruzione a prendere quella... quel nostro mask... sì, dov'è? Qui il masket, vedete, ragazzi? E nel Crimson a prendere... già il Dunger... Volevo andare di nuovo nella Crimson... E nella zona contaminata, insomma, per rompere un altro Shadow Orb e un altro pulsante in Gertz. Quindi lo Shadow Orb lo volevo rompere naturalmente nella zona contaminata, mentre il pulsante, ecco, mi sono ucciso da solo praticamente, mentre il pulsante in Gertz lo volevo prendere da quell'altra parte, ovvero nella cosa, nel Crimson che abbiamo qui vicino. Perché, ragazzi, tra l'altro qualche cuore, no, niente, scusate, perché volevo prendere altre armi fighe, perché rompendo i pulsantini Earth e le Shadow Orb, come sapete bene, altre armi fighe, possiamo prendere altre armi fighe. Quindi abbiamo le bombe, sì, però tre naturalmente non ci bastano, almeno credo. Quindi un attimo, abbiamo il Magic Mirror. Facciamo così, torniamo a casa velocemente e andiamo dal nostro esploditore, che dovrebbe essere questo, nella sua casa floreale, si vede che è froce, no? E dobbiamo prendere le bombe, 3 silver, ok, 3 silver, ce l'ho di sotto però. Non ho fatto lo smistamento chest, ragazzi, è 5 episodi che lo dico, forse di più, e ancora continuo a non farlo. Mi dispiace, lo sapete io come sono cafone. Per certi versi, che non c'ho voglia di far mai niente. Poi capirà, Terraria... Non è che non c'ho voglia di farla, un po' noioso fare lo smistamento chest, creare altre chest, vabbè, non importa, dai. Qui vediamo un po' che ho. Cazzo, quanta roba c'ho anche qui. Bomb 28, vaffanculo. Allora metto un attimo, depongo queste cose qui. Vediamo se ho qualche cosa interessante qui. Living wood, sì, vabbè, non importa. Fall star. No, qui non ho niente di interessante. Bene, quindi taglierò il video, ragazzi. Ci rivediamo nel Crimson, naturalmente, quindi a dopo. Siamo scesi nelle profondità del Crimson, ragazzi, vedete, ragazzi, già la musica, già, insomma, il tutta questa cosa rossa, tutta la Crimstone, qualcosa del genere, non mi ricordo benissimo come si chiama, i Bloodcrawler, che adesso sono abbastanza fattibili come mob, perché prima, insomma, erano abbastanza difficili, adesso le posso uccidere comodamente, anche perché arrivato a fare 25 di danno prima, una cosa pazzesca, una cosa davvero potentissima. Ok, questo è un ammasso di rocce, non lo so. Comunque a noi ci interessa solo una cosa, ovvero il pulsanting heart. Bisogna vedere un po' però dove sono, perché non me lo ricordo più. Qui stiamo scendendo in profondità. Ci sono i Demon Altar, i Crimson Altar, qualcosa del genere, non so come si chiamano. Eccolo qui. Sì, allora, mettiamo un attimo una torcia senza farci beccare, magari. Ok, ecco. Sono morto. No, non sono morto. Dai, due spada, cazzo. Quanti ce ne sono? Quanti? Vita. Subito. Ok. Buona bastardi, crepate. Oh, l'ho preso. Vai, morto. Quanti ragazzi? Quanti ne vengono? Ci deve essere proprio uno spawner da queste parti. Tutto il mondo sta arrivando, tutto. Poi tra l'altro questi vertebra ci servono in teoria, perché... no, in teoria, proprio ci servono. Perché spunto servono per creare un oggetto che si chiama, non mi ricordo come, comunque evoca un boss e quindi ci serve. Sì, ma qui ne stanno venendo troppi e infiniti, almeno credo. Ora, vediamo un po' quando c'è un attimo di calma, ma credo che non ci sia un attimo di calma. Perché o vengono Face Monsters, oppure vengono quegli altri tipi. Oppure vengono i ragnoni. Ok, siamo pronti. Veloci. Sticky Bomb. Facciamo quante possiamo. Ok, queste. Me ne sono accorto, Le preoccupate. Ecco fatto. Anche di questo lo uccidiamo veloci. Poi, ora metto anche la Sticky Bomb. Ok. Sticky Bomb. Allontaniamoci. Boom. Cazzo, per poco non è esploso. Per poco, insomma.
Oh, quanta roba. Un'altra. Bah. Scream Echo. You. Mordreus Crimson Rod. Sì, questo volevo. Un attimo, andiamo nella luce un attimo. Ragazzi, mi raccomando, se ne romprete tre di questi, apparirà il boss. Quindi state attenti se siete alle prime armi, state attenti. Anche la stessa cosa vale per i Demon Alt, per i Shadow Orb. Se no le potrei rompere tutti e avere un sacco di armi, capito? E il boss non lo posso affrontare ora, quello che viene, perché è un pochino più difficile. Anche del boss della corruzione è il boss totalmente del Crimson. Quello che ottieni, insomma, quello che evochi se rompi... quante? Se rompi 3 Pulsanting Girls. Vediamo questo, dovrebbe consumare mana. Che cazzo è? Ma quanto ne consuma? Poco. Non consuma un cazzo tra... Ah, vedete? Questa rimane qui. Aspettate, vediamo un attimo per quanto rimane qui questa nuvoletta. Penso per sempre. Vediamo un po' il mana. Quanto ne consuma? Pochissimo e mi... Beh, con una pozione adeguata di mana di sicuro ce la potrei fare. Perfetto. Molto buona, molto buona. Ringrazio, ringrazio davvero. Sì, questa mi potrebbe servire per posizionarla lì. Vediamo se c'è ancora. C'è ancora, ragazzi. Vediamo un po'. Proviamola qui con un nemico. Ah, tra l'altro possiamo cliccare dove ci pare e questa compare. Una cosa... Anche qui? No, vedete, lì no. Perché non può attraversare. Però qui sì. Oppure qui. Prevediamo sui movimenti magari. Lo mettiamo un po' prima. Almeno il nemico arriva. Ta ta ta, vedete la pioggia. Non pensavo facesse questo effetto, ragazzi. Dov'è la webcam? Non pensavo davvero facesse questo effetto. Mi ha garbato molto. Perfetto, questa avrà più chance di battere il nemico che è il boss, che è il boss della corruzione, quindi dovremmo andare in quell'altro mondo per batterlo. E è un nemico, non è forte, diciamo, è il nemico che in teoria verrebbe dopo la cosa, dopo l'Eye of Cthulhu. Naturalmente lo sto a sfidare ora perché c'è il boss della corruzione, che è un pochino più facile, insomma, del boss del Crimson. E quindi sto a sfidare prima lui, capite? Non è per... per fare una discriminazione, magari poi pensate che sono razzista, no? E niente, dai. Vediamo un po'. No, lì non ci può arrivare, vedete? È proprio un... Lo lancia questa nuvoletta, la lancia. No, no, comunque mi piace, sì, mi piace tantissimo. Magic Mirror, torniamo a casa. E dovremmo andare in quell'altro mondo adesso. Mi sembra che si chiamava Heisenberg per prendere quella cosa. Quindi ci torniamo subito. Tanto questa ci serve davvero tantissimo. Prendiamo un attimo una cosina però, prima di cominciare, prima di andare. Prendiamo un attimo degli Slime Ball. Non so se si chiamino così anche in Terraria, non lo so, in Minecraft sì. Io sapete che giocavo a Minecraft e quindi mi baso su quello a volte. Allora, The Gel, prendiamoli tutti, Save and Exit, e... Non so, tra l'altro, ho il microfono completamente... Vediamo un po' come mi si vede. C'è questo pisello qui, no? E diciamo che non so se si sente bene o se non si sente bene, perché io se parlo così, vedete che poi succede tutto così. Si sente un casino pazzesco, e quindi di solito non lo uso mai. Il microfono proprio davanti alla bocca, come avevo usato a Rayman nell'ultimo episodio, infatti si sentiva una merda. Comunque aspettiamo un attimo, se non va a noi. Eccoci qua, nella nostra piccola dimora, vedete, infatti è davvero piccola, fatta di terra. Piove, la musichetta già mi garba, musichetta notturna, insomma, anzi la musichetta di quando piove, è vero. Già ci rompono le palle questi imbecilli e quindi dovremo ucciderli velocemente. Ecco, gli Eater non sono molto... Non li uccidiamo molto facilmente con il coso, con questa nuvoletta. Poi se sono idioti e ci vanno sotto, vabbè, non importa. Ce ne sono davvero tanti e io non mi sono portato nemmeno una torcia, non ho aspettato nemmeno il giorno. Sentite, chi se ne frega. Tanto ormai so in quale buco devo andare. Vediamo un po', perché se non mi sbaglio era uno parecchio in fondo, se non mi sbaglio. Anche perché qui per davvero non ci vedo niente. Potrei cadere come... Davvero, potrei cadere da un momento all'altro. Quindi mettiamoci la torcia in mano, almeno si vede un po'. Allora io non credo che era qui. Perché mi ricordo che era una zona d'acqua, c'era, e poi c'era il buco giusto. Forse qui? Sì, era qui, mi sembra. Sentite, uccidiamo questo cretino prima che... Ok, quante fa danno però è la cosa. Oh, che è questa invasione oggi? Che cos'è questa invasione oggi? Me lo volete dire? Che cos'è questa invasione oggi? No, non so, Mettiamo la nuvoletta qui. Perfetto, almeno magari mi ammazza tutti i nemici sgradevoli. Ecco, ora tra l'altro
No, non dimmi che ho sbagliato un buco. Ah, ma tra l'altro ce l'ho tutti segnati sulla mappa, i buchi giusti e no, giusto. Non attaccare, per favore. Ah, 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 sono protetto dalla nuvola, fottuti. Ah, venite, venite, venite. Ragazzi, la mia strategia è pari a quella di un dio, è pari a quella di Zeus, vi rendete conto? Sì, ora basta che mi riesca a salire, se no. Allora, vediamo un po'. Non mi ricordo se era questo. Proviamo a scendere un attimo. No, non credo proprio comunque. Forse sì. Cazzo, quanti ce ne sono di notte, oh. Morite tutti. Perfetto, mettiamo la nuvoletta, poi la torcia. Perché la rotellina del mouse non mi funziona più? Ah, ancora mi funziona. Dio, che paura. C'è un piano di gente qui, che è? Ok, allora. Proviamo a vedere un po' se era qui. Dio, che palle. Ma tanto lo finisce la nuvoletta, giusto? Almeno una cosa buona ce l'ha. Restiamo sempre sotto, va? Questa nuvolina. Nuvolina, nuvoletta. No, sempre qui no. Continua a non esserci niente. Intanto la mia strategia si sta facendo davvero potente. Ah, abbiamo anche il climbing close, vero? E quindi possiamo arrampicarci meglio. Perfetto, perfetto, bene, bene. Sì, ma ora finisce la corruzione, se non mi dici che buco devo prendere per davvero, perché... Cioè, un po' finisce la corruzione. Mi sa che ho sbagliato proprio dal principio. Infatti, mi sa proprio di sì. No, non è possibile. Ci deve essere per forza uno giusto. Fu, che palle, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono. Allora, proviamo un attimo a vedere la mappa. H, mi sembra. No. Ho fatto una cazzata, però. M? Sì. Sì, però questi ci attaccano nel frattempo, sì, e poi... Un devourer, un divoratore. Ecco, il boss che affronteremo sarà simile al divoratore. Oh, oh, che cavolo, che cavolo, che cavolo, no! No! Che cazzo, ragazzi, che paura. Ci siamo salvati, però, ci siamo salvati il deretano. Ragazzi, non devo fare più queste cose così. Altrimenti qui davvero muoio, pur essendo tutto armato e tutte le cazzate, muoio per caduta, che è una, cioè, che è una causa di morte davvero di merda. Invece che per uccisione da parte del nemico. Vediamo un po' se era qui. M? Mi sa proprio di sì, cazzo. Sì, sì. Sì, sì, ragazzi, ne sono arci sicuro. È giù per questo buco. Ce ne sono altre due, mi sembra, di Shadow. Oh, come mai? Ah, ho sbagliato buco. Cazzo. Qui, è qui, è qui. Ah, in questo buco finissimo, cavolo. No, dai, in questo buco finissimo. Sapete che non me lo ricordavo? Ci devo mettere un cartello. Pure, seguendo semplicemente la mappa, me l'avrebbe detto, ma... Il problema è che siccome io sono scemo... Non l'ho seguita la mappa e quindi ho fatto una cazzata proprio di quelle magistrali. Chi passa da qui sarà incenerito. Vedete? Che bella cosa. Vieni, passa da qui. Passa, passa, ciccio, da qui. Boh, ti sei incenerito? Davvero? Sapete che dovremmo mettere? Cazzo, il devourer. Bel vermone, guarda là. Dovremo mettere la bomba qui per raggiungere velocemente. Sarà un po' difficile, è il problema. Ok, ne facciamo 5 sperando che che ci bastino tutte e 5. Credo che però ne dovremo usufruire di più, purtroppo. La taglia comunque rimane, ragazzi, vedete. Ok. Sì, sì, 5 ci bastano, ci avanzano. Questa è la terza, mi pare, vai, scaliamo. Io non li posso... Oh, cavolo, 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 cavolo! No, oh, sto per essere ucciso. Questa è la quinta. Quinta, sì, sì, quinta, perfetto. Dimmi che ci posso passare. Vaffanculo, liberatore. Dove sei? Perfetto. Senti, bastardo. Credo che qui, ragazzi, non ci posso assolutamente passare. Quindi mettiamo un'ultima bomba. Tanto lo distruggerà da solo. Infatti. Shadow Orb. Che cazzo vuol dire? A meteorite has landed. Ah, già, è vero, perché il meteorite, ragazzi, mi sono scordato, era arrivato anche un meteorite, era arrivato un meteorite, vedete, ragazzi, adesso non lo so se lo visualizziamo qui nella mappa, era arrivato sia nel mondo quello lì del Crimson, sia in questo, io mi sembra che l'avevo trovato proprio in questo, dovrebbe essere, ecco, vedete, qui è il meteorite, qui, questa parte qui, molto lontano, è proprio a confini. Mentre nell'altro mondo non lo so, ma comunque era arrivato anche nell'altro mondo, perché mi aveva avvisato, insomma, il gioco. E ragazzi, non ho capito questo Shadow Orb. Che cazzo è? Vediamo un po'. Creates a magical Shadow Orb. Ma non è che usa e getta, no? E che farebbe, scusa? No, non sto capendo. Ah, provides light e basta? Una cacata del genere mi dovevi dare? Ma che cacata, vabbè, è utile però fino a un certo punto, ragazzi. Vabbè, dai. Non so se ha altre funzioni, ma non credo, perché vedete, fa luce, vabbè.
Beh, magari nelle spedizioni in grotta mi potrebbe essere utile, ma solo quello. Peccato non posso rompere un'altra, vedete, Shadow Orb, vabbè. Io credo che... Vediamo un po' il tempo. Siamo a 27 minuti, 7 li ho persi in andare e ritornare nei mondi, eccetera, eccetera. Io credo vi saluterò qui. È apparso il meteorite, ragazzi. Mi sono scordato di dirvelo. Lo sapete che è da tantissimo tempo che non gioco a Terraria. Quindi mi sono scordato di dirvi che in entrambi i mondi è apparso un meteorite. E quindi, ragazzi, dovremo assolutamente andare a prendere tutto il meteorite ore, perché ci possiamo fare armature, armi, eccetera, eccetera, e possiamo finalmente battere il boss. Infatti, nel prossimo episodio di sicuro andrò a raccogliere tutto il meteorite. E tra due episodi, quindi nel ricordarsi il numero, comunque non me lo ricorderò mai, tra l'altro, dovremo essere capaci di battere il boss, quindi... Sì, sì, che cazzo, che culo, madonna, ragazzi. Shadow Helmet. Madonna, madonna, che giornata. Guardate, guardate, sono Satana in persona. Guardatela. Lo Shadow Helmet, come tra l'altro la chestplate, anche il Shadow Scamel, è possibile ottenerla appunto da questi mob che non mi ricordo come si chiamano, non me ne frega un po' un cazzo. C'è tipo lo 0,01 possibilità di essere droppata. Meglio di così la giornata non poteva andare, tranne per questo cazzo di Shadow Orb che non mi serve a niente, anzi disattiviamolo subito. Oh, ti disattivi? Ah, non si disattiva. Ah, forse dovremmo fare così. Perfetto. Ok, sentite, nel prossimo episodio meteorite, mi raccomando, continuate a seguirmi, è tutto. Tra due episodi batteremo il boss della corruzione. Svelo il nome adesso, si chiama Eater of Worlds, mi sembra. Eater of Worlds, sì. Mangiatore di mondi, è un po' simile all'Eater of Souls. Chissà perché, sempre nella corruzione. Chissà che forma avrà questo boss, no? E quindi io vi dico, da Piperozorbet, è tutto. Ciao a tutti!